È stata scelta l'Aula Magna Beniamino Andreatta dell'Unical per presentare questa mattina l'Urlo degli Enotri, la kermesse cultural musicale che si terrà tra Tortora e Praia a Mare dal 26 al 28 luglio prossimi. La campagna promozionale della manifestazione è partita già da tempo tramite canali web, social network, radio e TV private, ma con la presentazione di questa mattina si è voluto sottolineare la partnership con il corso di laurea in discipline economiche e sociali. Sì, perché in un periodo di crisi è giusto investire in modo intelligente e la cultura musicale, gastronomica, del folklore popolare e della storia dei territori legata alla bellezza dei luoghi può rivelarsi la carta vincente. L'Urlo si è già caratterizzato per essere riuscito a coinvolgere nella stessa manifestazione due amministrazioni comunali di paesi vicini che forse in altri tempi avrebbero programmato eventi diversi, magari sovrapponendo le date, continuando ad alimentare la concorrenza del campanile che non avrebbe, come non ha fatto negli anni, bene a nessuno. Altra carta che potrebbe rivelarsi vincente è il fatto che si tratta di un evento per i giovani voluto e pensato da giovani. Per dirla in termini economici, domanda e offerta dovrebbero incontrarsi con estrema facilità. La collaborazione con l'Accademia del Peperoncino e la supervisione del direttore artistico Roy Paci chiudono il cerchio con un po' d'ironia. Noi abbiamo evitato di scrivere la parola festival all'Urlo degli Enotri perché non lo consideriamo un festival, ma lo consideriamo più un presidio culturale permanente. Quello che accadrà, diciamo, nei giorni del 26, 27 e 28 di luglio è solamente, diciamo, l'apice di quello che possono essere poi tutta una serie di iniziative culturali che non sono appunto solamente come attrattivo la musica, ma sono tutta un'altra serie di cose che adesso magari vi dirò, ma probabilmente qualcosa mi sfuggirà perché, visto che è un festival veramente fatto male, è un festival in un posto bruttissimo, dove si mangerà male, dove si vivrà dei momenti veramente tristi. Abbiamo sottotitolato il peggior festival del Sud Italia. Probabilmente, appunto, visto che è uno dei peggiori, noi siamo i peggiori, qualcosa la dimenticheremo perché abbiamo messo troppa roba che non serve a nulla. Il peggior festival del Sud Italia è pronto a partire.